Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon martedì a chi ci segue e buon martedì a Francesco Gallietti che è già... Buongiorno caro Francesco, come stai? Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, rassegna oggi con politica pochina, molte questioni sanitarie e poi una parte, come la vogliamo chiamare, di rassegna travagliata, perché è quello che vi avevamo anticipato nella rassegna di ieri, che aveva un posticino piccolo sui giornali di ieri, ma era scontato che poi sarebbe cresciuto nell'arco della giornata. Di che si tratta? Della performance dell'altro giorno di Marco Travaglio alla festa di Articolo 1, il partito di Speranza e Bersani. Direte voi, ma cosa hanno da festeggiare quelli di Articolo 1? Hanno da festeggiare e tra i festeggianti e i festeggiati c'era Travaglio che ha pensato bene di dire che, primo, Mario Draghi è un figlio di papà, secondo, Mario Draghi non capisce un cazzo. Con queste due, diciamo, sobrie affermazioni, naturalmente Travaglio non ha giovato alla sua propria reputazione, ma neppure a quella del padrone di casa, Speranza, che ha impiegato 24 ore buone per vergare un tremebondo comunicato in cui ha preso le distanze dagli insulti del suo ospite nei confronti di quello che sarebbe il suo presidente del Consiglio. Oggi Giuliano Ferrara stende una specie di, diciamo, regolamento rivolto a Travaglio, forse chissà anche a se stesso, per essere contiano di ferro, ma anche draghiano di ferro contemporaneamente. Sebastiano Messina è ferocemente critico nei confronti di Travaglio e diete voi, è Travaglio che fa? Fa autocritica? No, va in corsia di sorpasso, altro che corsia d'emergenza. Naturalmente però l'altra parte è decisamente meno, diciamo così, coreografica, ma più di sostanza della rassegna è sulla parte sanitaria. Allora, a fronte di dati sanitari che in fondo sono rassicuranti, va bene. Ieri c'è stato un leggero aumento delle ospedalizzazioni, ma per ciò che riguarda le terapie intensive, il computo di ieri dice appena più 4, cioè stiamo parlando di cose piccolissime. Ciò nonostante, il terrore viene sparso a piene mani da molti giornali. Si parla di obbligo a scuola, c'è discussione su questo versante. Si parla anche del tema dei minori, su cui invita alla cautela, alla verità, lo fa con Maurizio Belpietro. E ci sono echi, però purtroppo solo sulla verità, il che dà la misura dei tempi. In altra epoca, se, come è accaduto ieri, un ministro degli interni, alla Lamorgese, avesse osato dire che ci sono manifestazioni accettabili e manifestazioni inaccettabili, avreste trovato editoriali ovunque. E invece oggi trovate soltanto il vice direttore della Verità Martino Cervo a fare alcune domande. Altri direte voi che fine hanno fatto? Non lo so, avranno finito i giga, saranno a lezione di Pilates. Francesco, tu che spiegazione dai? Partiamo da qui, insomma. La Lamorgese distingue tra buoni e cattivi, però diciamo uno va al mare, uno va in montagna, non commenta nessuno tranne Cervo. No, allora è sorprendente che un governo che abbia deciso come dire, aderire alla linea inaugurata da Macron non abbia però soppesato il contraccolpo di questa decisione, perché è una decisione drastica che non ha, come dire, una spiegazione immediata nei numeri. I numeri li hai letti tu, sono numeri senti. Non sono neanche a doppia cifra, sono lillipuziani, quindi lo puoi fare, ma se lo fai devi oggettivamente mettere su una campagna di altro genere, devi dire che il Green Pass è una cosa, il Green Pass imposto è una cosa che tu fai a malincuore, ma solo per evitare il lockdown, cioè, tutte cose che per adesso no? Cioè, l'apodittico lo fai e basta. Ecco, un governo che invoca questa linea deve essere pronto a gestire il dissenso, perché è ovvio che una decisione così scontenti tanti, compresa gente pro-vax come te o me. L'altro giorno ero con un trilionario taiwanese che si è dovuto fare la quarantena in Italia. Mia domanda è: perché non eri vaccinato? Beh, perché a Taiwan non abbiamo praticamente casi, quindi perché avrei dovuto vaccinarmi, no? Non sono solo dei folli come dire, a essere su questa frequenza d'onda. La Lamorgese tutto ciò non lo mette in conto, è abbastanza grigetta, ecco, il ministro dell'interno.
E allora, vediamo le aperture. La verità, tre temi in prima pagina, diciamo più valorizzati. L'apertura, i numeri del rischio, ecco perché all'estero non vaccinano i minori. Per bambini e adolescenti, malattie sieroanticovid comportano gli stessi bassi pericoli, però dei farmaci non si sanno gli effetti a medio e lungo termine. È il motivo per cui da Londra e Berlino sconsigliano le iniezioni. Fotonotizia di centropagina sulla Morgese, se anche il ministro dell'Interno condanna il dissenso, suona l'allarme e poi a metà Travaglio insulta Draghi e inguaia Speranza. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, titolo neutro e curioso: Scuola, la spinta di Draghi, che evoca appunto diciamo una pressione gentile. Poi però vedremo che, a dispetto anche lì di numeri che sono già vicinissimi ai massimi, si parla in modo abbastanza curioso di obbligo. Il Fatto Quotidiano, il grimpastrocchio degli incompetenti, però diciamo oggi il pezzo forte è l'editoriale di Travaglio, il piccolo fiammiferaio, così Travaglio insiste anziché diciamo decelerare. Il Giornale, sentenza ENI, pressioni dei PM, Milano ancora guai in procura, manovra delle toghe per condizionare il processo, e poi nel sommario si accenna riforma, stallo sulla prescrizione. Il Tempo gioca la carta del paradosso: meglio il vaccino obbligatorio, non perché Bekis sia favorevole, ma dice: ah, visto che state facendo questo casino e state introducendo un obbligo surrettizio, assumetevi la responsabilità di farlo esplicito. La Stampa, vaccini obbligatori per tutti i prof, e infine Repubblica, stessa scelta, obbligo di vaccino per i prof. Allora, evadiamo subito la questione che per tanti versi è anche quella eticamente più delicata, cioè quella dei bambini e degli adolescenti, su cui La Verità, a mio avviso meritoriamente, invita da molti mesi alla cautela. E da ieri può farlo perché non è solo la Gran Bretagna a dire no all'obbligo su dodicenni, quindicenni, ma pure la Francia ha rinviato il tema. A Parigi, scrive Belpietro, il Parlamento francese ha deciso di rinviare l'obbligo di fatto per gli adolescenti di sottoporsi al vaccino. A Roma, invece, il governo italiano ha deciso che dal 6 agosto i ragazzi dai 12 anni in su senza vaccino non potranno entrare in ristoranti, piscine, palestre e presto neppure salire su treni, aerei e bus. E alla riapertura delle scuole forse non sarà possibile nemmeno seguire in presenza le lezioni. La domanda a questo punto è d'obbligo: sbagliano i francesi a lasciare liberi i ragazzini e le loro famiglie? O sbagliamo noi che nei fatti costringiamo milioni di genitori a scegliere in pochi giorni tra vaccino e isolamento sociale? Così, tra l'altro, le domande di Belpietro, che poi prosegue. Dice: ho studiato la situazione in giro nei paesi europei e mi sono reso conto che a pretendere l'immediata vaccinazione degli adolescenti siamo solo noi. In Germania il Koch Institute ha raccomandato l'immunizzazione dai 12 anni in su solo per i minorenni con gravi problemi di salute, specificando che se il ragazzo è sano non c'è bisogno di inoculare. Decisione avallata dai pediatri tedeschi. Uguali indicazioni arrivano dalla Gran Bretagna. E così via il ragionamento di Belpietro, che è supportato da un'offerta informativa ricca, perché Maddalena Guiotto esplicita la situazione nei diversi paesi europei. Matteo Ghisalberti spiega qual è stata la decisione del Parlamento francese. Antonio Grizzuti specifica la condizione dei ragazzi: rischi bassissimi per un ragazzino o per un adolescente, anche diciamo nella malaugurata ipotesi di prendere il Covid. Camilla Conti spiega invece diciamo la situazione, co come sta procedendo: c'è stata un'accelerazione della campagna vaccinale. E ultimo, ma non ultimo, e qui torno a Francesco Galietti, Caterina Belloni, pagina 8, La Verità è il giornale che dedica più spazio a un fatto. Il titolo fa capire tutto: il virgolette folle, chiuse virgolette, folle lo dicono gli altri, il folle Johnson aveva ragione, crollo dei contagi nel Regno Unito. Allora, erano saliti i casi, per fortuna non le ospedalizzazioni, le terapie intensive, le morti, ma da 6 giorni stanno calando anche i casi nel Regno Unito. Francesco, né tu né io siamo virologi, ma forse una buona vaccinazione e un po' di libertà può rendere il virus endemico e aiutarci ad affrontarlo. È così o siamo troppo ottimisti? Sì, è proprio questa la strategia di Johnson. C'è stato un momento in cui ovviamente siamo tutti col fiato sospeso perché non c'era ancora la certezza, la prova provata che il vaccino su scala vasta fosse super efficace.
efficace, no? Cioè, tutti ce l'auguravamo, noi, no, non tutti, noi anglofili, perché in realtà c'è un fracco di gufi in giro. E ha funzionato. Ha funzionato. Qui la vera evidenza è che libertà e vaccino possono coabitare. Ecco, la cosa, ecco, per dire, la iattura è se nonostante il vaccino tu sei comunque in una condizione di libertà sospesa. Qui su questo Europa continentale e Inghilterra non sono minimamente convergenti. L'Inghilterra ritiene che libertà e vaccino siano l'unica formula possibile. Che le due cose non siano tra loro antitetiche, ma anzi compatibili, e che il vaccino serva proprio a lasciare riaffiorare la libertà. Peraltro, no, per nulla. Peraltro, non vorrei far venire le palpitazioni di cuore a quelli che tu chiami giustamente gli anglofobi, ma vorrei segnalare che mezzo Regno Unito polemizza con Johnson per la ragione opposta, cioè gli dice: guarda che stai ancora tenendo... stai tenendo cose troppo rigide sulla quarantena anche per i vaccinati, sulla copertina dello Spectator. Johnson compare questa settimana vestito da Mary Poppins come una badante, Nanny Boris, e non è un complimento nella logica, diciamo, conservatrice libertaria di quel settimanale. Però uno degli aspetti importanti, secondo me, proprio, cioè, c'è un afflato di libertà che riemerge, perché comunque individui chiusi in casa o comunque fortemente limitati, compressi nella loro libertà, a un certo punto anche i più intorpiditi riscoprono una flauta di libertà. E che è la vera ragione, secondo me, per cui rivedremo tornare i partiti liberali. La Germania, secondo me, è il caso più interessante. In parte perché i cristiano-democratici hanno candidato Zufeika, e in parte perché la FDP sta risalendo nei sondaggi. Ma la ragione è questa, perché c'è tutta questa compressione di libertà, provoca una reazione. Allora, e chiudiamo questa vetrina della verità con l'annunciato pezzo importante del vice direttore Cervo, anche perché è l'unico a prendere di petto la questione della Lamorgese. Vengono citate le frasi riferite ieri e l'altro ieri sul Corriere della Sera, le manifestazioni inaccettabili, eccetera, e chiosa Cervo: certo, la Lamorgese non intendeva limitare il diritto di espressione pacifica e legale del dissenso. Resta il fatto che quest'ultimo sembra essere uno dei due cardini che la tempesta del Covid rischia di far saltare nell'indifferenza o peggio tra gli applausi generali. L'altro è l'esistenza dei limiti di ciò che siamo disposti ad accettare e a cui siamo pronti a rinunciare, di ciò che è legittimo per il potere determinare nelle nostre vite. Poi Cervo evoca il documento durissimo di Agamben e Cacciari, figure diverse fra loro, a cui però è difficile dare dei fascisti, diciamo, ci vuole tutto l'impegno dei giornaloni, ma non ci sono riusciti neanche loro. E Agamben e Cacciari si sono dichiarati ferocemente contrari al Green Pass. Cervo cita alcune delle loro frasi più dure e dice: ovviamente sono frasi discutibili, aiutare a capire a ogni latitudine partitica che i problemi legeren, le questioni del limite e della possibilità di opposizione anche alle politiche sanitarie, forse sono davvero faccende non negoziabili, che non è bene ficcare sotto il tappeto dello stato d'eccezione perenne come se fossero polvere, anche perché il dissenso, inevitabile a meno di repressione totalitaria, anche rispetto al provvedimento più giusto e condivisibile del mondo, ha una caratteristica abbastanza irriducibile. Se non viene in qualche modo tradotto, rappresentato, veicolato in forme politiche, prima o poi rischia di finire altrove e di fare più danni. E altra considerazione saggia: occorre incanalare il dissenso anziché semplicemente reprimerlo e comprimerlo. Va bene, volete, diciamo, una versione diversa? È quella del Corriere della Sera. Fiorenza Sarzanini: controllare i Novax senza divieti, linea del Viminale per isolare i violenti. Diciamo, qui oggi si propone una versione un po' soft, cioè si insisterebbe, se comprendo bene, più sul tema delle manifestazioni non autorizzate che su quello obiettivamente scivoloso del bollino di qualità che il Viminale pretenderebbe di dare alle manifestazioni. Però la cosa più grave di oggi del Corriere della Sera è, a mio avviso,
la titolazione della pagina 8 sui dati del giorno, cioè si dovrebbe festeggiare il fatto che c'è solo un più 4 nelle terapie intensive, e invece il titolo è Contagi, il tasso sale ancora, c'è un balzo dei Numeri ritorni. così piccoli, Ma cioè, perché? capito? Se passi da 2 a 5 ma lo calcoli con l'incremento con la percentuale, viene una cifra Sì, mostra. sì, sì. Bisogna anche guardare le cifre. Senti Francesco, andiamo a un'altra questione spinosa, affrontata quella dei ragazzi e affrontata quella del dissenso, che è quello della scuola. Allora, oggi due quotidiani, Stampa e Repubblica, dando conto, par di capire fedelmente, delle intenzioni del governo, dicono che si viaggia verso l'obbligo. È più netto il Corriere della Sera, Draghi non ha dubbi, tutti in aula ad ogni costo, si valuta l'obbligo di vaccino per i professori. Fa una specie di gradazione logica e cronologica Ciriaco su Repubblica, che dice: ma si potrebbe partire con una raccomandazione e poi arrivare alla costrizione. A mio avviso, più diciamo realisticamente, il governatore del Friuli Venezia Giulia Federica, sentito da Paola Di Caro sul Corriere, dice: guardate, se volete evitare la didattica a distanza, il tema è quello dei trasporti e dovete riallargare la possibilità di riempire i bus fino all'80%, magari dotando gli impianti di areazione con filtri più potenti. Però ti domando, Francesco, io sono un ragazzo semplice, dati del 16 luglio, personale scolastico, prima dose ricevuta 85%, seconda dose ricevuta 78%, cioè con questo ritmo arriviamo al 12-13 settembre al 92-93-94%. Che altro serve? Che devono inseguire l'ultimo bidello con la siringa? Di che stiamo parlando? Guarda, io non so se riusciranno a comprimere tutta la componente residua. Cioè, dicono, non ti pare l'idea, nel 15% che non è vaccinato, dei docenti, che cosa ci sia? Se ci siano dei fanatici, se ci siano dei casi particolari dal punto di vista medico, non ne pare l'idea. O però, molto chiara l'idea che il 100% non esista. Non esiste se non in accademia, cioè in cose del tutto avulse dalla realtà. Io ho il serio timore che esista una percentuale, quella che gli economisti chiamano incomprimibile, e che qui invece continuiamo a vedere come dire, una volontà di comprimere l'incomprimibile. Ci riusciranno? Boh, io non l'ho mai visto 100%. Non vorrei che, come dire, anziché dedicarsi, ecco, alla gestione della logistica, invece punta soprattutto su questo, perché io continuo a trovare che ci sia una sequenza di fallimenti drammatici, tutti i ministri dei trasporti degli ultimi anni, e ne abbiamo visti diversi a questo punto, cioè da De Micheli, adesso vediamo Giovannini, secondo me non hanno risolto il vero nodo, come insegnanti e bambini vanno a scuola, perché evidentemente insistono su Green Pass, vaccini, anche su fasce molto giovani, perché non riescono a fare i conti come dire, con i trasporti, non hanno mai voluto ragionare sul coinvolgimento del settore privato. E mi permetto di aggiungere, sul piano scolastico, il tema delle aule, di rapporti con gli istituti paritari per farsi prestare delle aule, lo scaglionamento degli orari, gli ingressi differenziati. Cioè, fare queste cose è più difficile, è meglio fare la crociata, ah, c'è l'untore, eccetera. Vabbè. Senti, ci No, adesso sono. non è che sentiamo la mancanza dei banchi a rotelle, intendiamoci. Capo. Esatto. Senti, un paio di cose e poi ci spostiamo alla parte travagliata della rassegna. Allora, abbiamo già citato il paradosso, ma è sostenuto con intelligenza, a me pare, da Bekis, che non è un fan dell'obbligo, ma dice: beh, allora però meglio l'obbligo surrettizio, anche perché, maliziosamente, dice il direttore del Tempo, a quel punto lo Stato dovrebbe farsi carico anche economicamente degli eventuali eventi avversi, e da questo passaggio voi capite che Bekis non sta proponendo di mettere l'obbligo, sta mettendo a nudo le contraddizioni del ceto politico. Mentre nella sua rubrica, sempre sul Tempo, il bravo Gianfranco Ferroni mette una mina sotto il tavolo, dicendo: ma non sarà che Draghi prepara l'atomica, e cioè il Green Pass, per votare, per andare in cabina elettorale? Insomma, vedremo se questa ulteriore provocazione di Ferroni susciterà
dibattito oggi. Mentre è sicuro che susciterà dibattito, diciamo, nella bolla della politica, il fatto che c'è una lettera oggi di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera in cui si dice non è libertà il no al Green Pass. Va detto che con, diciamo, ghostwriter un po' debole e riconoscibile, è forse riconoscibile anche la mano del correttore del ghostwriter, la lettera appare un po' stanca e insomma è la solita cosa di dire una frase non liberale e metterci davanti l'aggettivo liberale, insomma, a favore del divieto però chiamare l'operazione liberale, insomma un po' deludente, ma per gli appassionati oggi Corriere della Sera. Andiamo a travaglio, i fatti ve li racconta Antonio Rossitto su La Verità e ve li ho riassunti nel sommario. Travaglio va alla festa di Articolo 1, insulta Draghi, non sa fare un cazzo, figlio di papà. E naturalmente, quando poi si è scoperto che Draghi, il papà, l'ha perduto a 15 anni, e questo, diciamo, non ha giovato alla reputazione di Travaglio. Ci sono tre cose da vedere. Allora, molto duro contro Travaglio Sebastiano Messina, che lo definisce Torquemada, però noi dubitiamo che Travaglio prenda la cosa come, diciamo, come un'offesa. Un po' surreale Giuliano Ferrara, che la mette così: niente zelo, il rutto di Marco Travaglio contro Mario Draghi merita una pernacchia. Non il linciaggio morale in nome di un orfano che oggi ha 74 anni e fa il capo del governo. Nella devozione lo zelo è commovente, in critica e in politica è molesto, autolesionista, supremamente inelegante. In fondo, cosa rappresenta il direttore del Fatto? È pazzo di Conte, Conte e Bisconte indifferentemente, perché era pazzo di Grillo che lo aiutava a sputare sulla Repubblica, eccetera, eccetera. Ma dal riferimento a Bisconte avete capito che Ferrara parla anche un po' di se stesso, che ha sostenuto quella linea. E allora conclude così il fondatore del Foglio: propongo un codice etico in due articoli del draghismo ortodosso. L'articolo 1 dice che è un uomo come gli altri, l'articolo 2 dice che come economista, come direttore del Tesoro, come funzionario leale e competente del sistema dei partiti italiani, come banchiere centrale, come politico europeo, è migliore di molti altri uomini di Stato, dunque una bonanza per noi, una fortuna propiziata da Mattarella che ci dobbiamo tenere cara, quale che sia il giudizio sul suo venerato predecessore. E sul commissario Arcuri, aperta parentesi, bentornato, chiusa parentesi. Il resto del draghismo andrebbe delubricato quando sia appunto zelante e belante, eccetera, eccetera. Allora, Francesco, qua c'è un pezzetto di ceto giornalistico e politico italiano che vuole avere, diciamo, come nello sketch di Verdone che mostrava i documenti, chi ti ha data questa, vuole sia la patente di Contiano che quella di Draghiano. È questa la linea di Ferrara? Guarda, io ritengo che sia per Ferrara che per Travaglio vada adottata la stessa linea, ignorarli, perché alla fine la batteria che li alimenta è quella della vanità. No, qui loro non, sono pronti a tutto pur di attirare attenzione su di sé, piroette, insulti, rumori, versacci, giochini, incidenti procurati. E in realtà questi li gestisci ignorandoli bellamente, che non è proprio come dire il massimo, ma se, insomma, visto come funzionano e come operano, mi sembra l'unico rimedio esperibile. Ignoriamoli. Io credo che Travaglio sia galvanizzato dai 2 giorni di attenzione mediatica che ha ricevuto, credo abbia fatto tutto apposta, è nello stile della persona, che è una persona grama, cioè cattiva dentro. E Ferrara idem, anzi, secondo me sotto sotto Ferrara invidia Travaglio, perché non ci ho pensato anche io? Ecco, siamo così, quindi ignoriamoli bellamente perché sono alimentati a vanità. Allora, la diagnosi psicopolitica di Francesco Galletti è ineccepibile, e che Travaglio sia su di giri lo si capisce da un editoriale che finge contrizione, ma in realtà aggrava le cose, perché si parte con mea culpa, mea maxima culpa, e poi capite bene che non si scusa affatto. L'altra sera
Ho accolto l'invito alla festa di Articolo 1 e, intervistato da Chiara Geloni, ho risposto addirittura alle sue domande e il pubblico ha osato financo applaudire. Apriti cielo. La Lega ha chiesto le dimissioni di Speranza, giuro, il quale ha dovuto precisare che quando parlo io non è lui che parla, rigiuro. Una domanda riguardava una frase di Speranza sull'estrazione sociale dei ministri del Conte 2, quasi tutti figli del popolo, diversamente da quelli che contano nel governo Draghi, tutti figli di papà, cioè del solito establishment, a cominciare dal Premier, rampollo di un dirigente di Banca Italia, BNL e IRI. La consueta combriccola di spostati, falliti e leccapiedi che bivacca sui social ne ha dedotto che ha offeso la memoria dei suoi genitori prematuramente scomparsi. Dunque, secondo Rep, avrei fatto una gaffe per dire com'è messa questa gente, e poi via, tutta una serie di cose, leccadraghi, eccetera. Andiamo, dopo tutta la pirotecnia, conclusione, l'unanime sdegno per la duplice lesa maestà. Manco avessi detto figlio di Tiziano, mi ha fatto ricredere. Egli, maiuscolo, è onnisciente e a dispetto delle biografie non è nato ai Parioli, ma a Betlemme in una mangiatoia. Quindi, vabbè, ironia un po', diciamo, di grana grossa su Draghi e poi uno schiaffo a Renzi che, diciamo, va sempre bene nella prosa di travaglio. Va bene, insomma, questo è, ha ragione Io Francesco ripeto, Gaia. questo va avanti, più uno va avanti, monterà la panna, ignorare, passare oltre. Purtroppo, a onor del vero, non giovano neanche le pagine, come dire, da processo di beatificazione imminente che troviamo altrove. La pagina 9 della Stampa, Federico Capurso, con inevitabile foto di classe al liceo Massimo con Draghi cerchiati in rosso e tutti i compagnucci, eccetera. Lutti in famiglia, bollette da pagare, il premier e la carriera nata in sé. Se Però diciamo. questo è il problema della classe giornalistica italiana, cioè che passi dal secchiato di Bava alla piazzale Loreto, non conosce sfumature intermedie. Posso dire, per Draghi di per sé, non, a me sembra molto, a me non sembra vanità, allora, una sua forma di vanità ce la deve avere pure lui. Per esempio, ho trovato all'inizio mandato, quando aveva fatto, ti ricordi quando aveva interrotto un discorso che aveva una frase in inglese dicendo: ma perché usiamo parole in inglese? Fa un po' ridere, no? Quindi qua e là qualche micro concessione alla vanità, però non è uno che si fa vedere in giro con la magliettina da paddle striminzita, come dire, con la scorta che blocca il transito nelle vie centrali di Roma, tanto per fare esempi recenti. Cioè, il problema mi sembra della classe giornalistica italiana, ripeto, non c'è una via di mezzo tra Secchiati di Bava alla città di Loreto. Senti, oh, nel frattempo però matura, diciamo pure, una mano tesa di Draghi e Cartabia a Conte, cioè lo stanno aiutando a salvare la faccia perché, da quanto si capisce, ci sarà un maxi emendamento governativo prima di mettere, come era previsto, la fiducia sulla giustizia, che però accoglierà una delle richieste dei grillini, cioè di esentare dall'accelerazione dei processi e quindi in prospettiva dall'eventuale improcedibilità i processi relativi alla mafia. Bonazzi sulla verità fa 2 più 2, dice: ah, guardate che così la Cartabia guadagna un credito anche presso i grillini in vista della corsa per il Quirinale. Cartabia cede ai grillini per puntare al colpo. Stampa e Repubblica valorizzano il fatto che però dall'altro lato ci sono Forza Italia e Italia Viva che dicono: ah, vabbè, però se voi accogliete qualche emendamento grillino, allora dovete accogliere anche qualche emendamento di segno opposto, mentre il Corriere con il pezzo di Falci dà sostanzialmente per acquisito un compromesso possibile. Al di là di questo non c'è molto altro sulla politica se non è la questione senese, il collegio della Camera per cui Letta ha annunciato la candidatura. Allora, sulla stampa si parla ormai della rissa con Renzi, Renzi pronto ad appoggiare un altro candidato a Siena e Letta che risponde: io con lui non tratto, è Carlo Bertini che firma il pezzo e leggendolo si può avere l'impressione, diciamo, della ennesima puntata della contesa personale tra Renzi e Letta, ferite antiche. Attenzione però, perché questa tesi è corretta, e a me pare che abbia delle ragioni, da Stefano Folli nel suo commento su Repubblica. E dice: sì, certamente c'è, diciamo, un rancore antico ed evidente, ma
Dice, guardate che però c'è anche un aspetto politico, e cioè, dice, guardate che ora gli accordi tra il PD e Conte sono più fragili. Tutto ciò rende gli accordi PD-Conte poco strategici e anzi piuttosto precari. Si tratta di intese locali per sostenere i candidati sindaci in alcune città, non a Roma come è noto, e poi un patto che dovrebbe portare all'elezione parlamentare di Letta a Siena, seguita, si suppone, da quella di Conte nel collegio di Roma liberato da Gualtieri se riuscisse la conquista del Campidoglio. Ma al di là di questo non esiste una visione comune del prossimo futuro né un'agenda conseguente. E allora non stupisce che intorno al voto suppletivo di Siena si sia riaccesa la contesa tra Letta e Renzi. Sarebbe sbagliato leggervi solo un gioco di ripicche e rivalse. Sullo sfondo ci sono due aspetti. Il primo riguarda la politica locale, la disputa non nuova intorno all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, una storia di enormi interessi con i renziani favorevoli e il tandem PD 5 Stelle contrario. Il secondo tema è, diciamo così, più alto. Renzi vede indebolirsi sul piano nazionale l'asse coi grillini e si sforza di allargare la frattura, che sarebbe irreparabile nel caso improbabile in cui il segretario del PD non fosse eletto. E allora ci dice Folli: guardate, sì, ok, ci sono di sfide personali, ci sono anche cose molto concrete, l'aeroporto di Firenze, eccetera, ma poi c'è una prospettiva. Letta investe sulla saldatura con i grillini, Renzi, investe sul fatto che invece la colla non tenga e diciamo la cosa ceda. Beh, diciamo la verità, in questo le amministrative avranno un senso, no? Sul lato sinistro, Francesco. Beh, sì, anche perché di eventi da cui trarre delle conseguenze, altri non ce ne sono da qui a fine anno. Cioè, sì, inizia a un certo punto il semestre bianco con un aumento dell'entropia politica, poi ci sono le elezioni amministrative che comunque coinvolgono molti milioni di italiani, quindi non sono un evento secondario, marginale. E lì bisogna vedere quanto regge alla prova dei fatti questa alleanza con i grillini. Ha ragione Folli nel dire che ormai è stata declassata questa intesa tra grillini e PD da intesa strategica, un blocco, un cartello in grado di determinare le sorti del paese a partire anche dal capo dello Stato l'anno prossimo, ecco, a mera intesa tattica. Qui Letta si gioca parecchio, perché è vero che Siena è un feudo rosso dove probabilmente eleggerebbero anche un pluriomicida, purché sia del partito giusto, ma va detta un'altra cosa: io non sono affatto convinto che l'elettorato grillino obbedisca agli ordini del partito. Questa cosa qui vale a sinistra. A sinistra il partito dice una roba e le masse, certe masse, eseguono. Ecco, i grillini sono roba anarchica. Se anche il capo partito, ammesso che ne abbiano uno, dica votate Tizio, Caio o Semproni, non è affatto detto che gli elettori grillini assecondino questo input. È così. Senti, siamo arrivati alle quattro segnalazioni finali. Va bene, una dal foglio che già, direbbe il mio amico Francesco Vialetti, anglofobia. Qui si scomoda addirittura, come nelle migliori tradizioni, un giornalista anglosassone per dire: ah, come fa schifo Brexit. Eccolo qua, un calcio da Brexit. E per dire che insomma c'è un mix perverso di revanscismo neocoloniale e cori da stadio. E così, diciamo, il foglio dal 2016 a oggi mostra, dopo 5 anni, di non avere ancora capito di che parliamo con Brexit. Trasferiamoci sulla verità per le ultime tre segnalazioni. Ah, ritratto strepitoso di Giorgio Gandola, firmato da Giorgio Gandola su Tabacci, che insomma, si è reso protagonista di un paio di operazioni provocatorie: la consulenza ad Arcuri e il recupero della Fornero. E chissà che forse sul primo versante non ci sia anche di mezzo D'Alema, ma Giorgio Gandola vi spiega tutto. Pezzo assolutamente da leggere. Come assolutamente da leggere è Giuseppe Liturri, che ci riporta a Invitalia e a un tema apparentemente molto tecnico. Ricorderete che i revisori fecero delle obiezioni ai bilanci di Invitalia, però
Liturri racconta come il governo Conte II fece una norma che, diciamo così, stabilì una deroga a protezione di Arcuri. A maggio 2020, sotto il governo giallorosso guidato da Conte, di fronte a questa prospettiva, è risuonato l'urlo «Salvate il soldato Ryan», in questo caso impersonato non da Tom Hanks ma da Arcuri. E così una sapiente marina ha inserito all'articolo 47, tra i 266 articoli del decreto rilancio, una disposizione che ha previsto che tali eventuali svalutazioni fossero rilevate esclusivamente nelle scritture contabili patrimoniali, come se il conto economico non esistesse. E, insomma, una correzione tecnica per risolvere il problema. Certo, però, noi siamo naturalmente, Francesco, garantisti totali, creduloni, amici di tutti, pensiamo bene aiuti, però, insomma, c'è sempre una mano che protegge Arcuri, una mano sulla testa, eh? Sì, deve essere proprio bravo. Evidentemente, come dire, tanti anni su piazza gli sono valsi molte benemerenze, Molte in benemerenze. alcuni partiti, in particolare il PD, perché è inutile girarci intorno. Poi, per carità, è stato adottato da Conte all'inizio, probabilmente perché vi vedeva un buon canale con i D'Alemà del PD, però ricordiamoci che lui, insomma, il suo riferimento l'ha sempre avuto in certe correnti del PD. Punto. Certo. E l'ultima segnalazione è però per tanti versi la più importante. Allora, l'abbiamo un po' sacrificata, però il pezzo di Graziosi vi aiuta a fare chiarezza, per la verità anche su altri giornali trovate una certa attenzione. La Tunisia nel caos, il presidente ha cacciato il primo ministro, ha sospeso il Parlamento, le forze islamiste soffiano sul fuoco e al di là del tema della instabilità di un paese che peraltro andrebbe incoraggiato perché ha fatto un faticoso percorso anche di costituzionalizzazione, di convivenza tra partiti laici e partiti religiosi, cioè è un esperimento delicato di tutta evidenza, però gli islamisti fanno la loro parte, ahi noi. Ma al di là di questo ci può essere un riflesso evidente sulla immigrazione e il pezzo è centrato su questo. Le nostre coste ora rischiano il boom di sbarchi illegali. Francesco, al di là della battuta, poi quelli che arriveranno sui barconi difficilmente avranno il Green Pass, diciamo, no? La Lamorgese non potrà, diciamo, eccepire su questo. Ma secondo te la politica italiana ha compreso bene che non abbiamo solo la bomba Libia, ma anche la bomba Tunisia? Guarda, la politica italiana vive guardandosi l'ombelico, per cui la bomba tunisina l'avranno capito ovviamente i guardie costiera, aeronavale della guardia di finanza, marina militare, intelligence, qualche feluca non distratta da aperitivi, ma nessun altro. Chiaro e preoccupante. Va bene, si fa per dire. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo questa sera, mezz'ora dopo, alle 19:30, con Lorenzo Castellani e poi ci risentiamo domani mattina alle 7. Però l'invito è quello di passare in edicola a prendere la verità. Grazie di cuore a Francesco Galletti, che invece ritroviamo dopodomani, giovedì mattina. Grazie Francesco, buona mattina. Ciao Daniele, buona giornata a te e ai nostri ascoltatori.